La scuola è iniziata da un po', ma per molti bambini della primaria lo zaino resta leggero. Il motivo è presto detto: mancano i libri di testo. Il 60% delle librerie e cartolibrerie segnala forti ritardi sulla consegna dei volumi, un problema legato alla produzione e alla distribuzione, come denunciano i librai italiani. I motivi sono principalmente di ordine organizzativo e dipendono da scelte produttive e distributive degli editori, sia per problemi organizzativi sia per difficoltà di reperire il materiale necessario per produrre il libro. È come se fondamentalmente il medico dicesse ad un ammalato: vai in farmacia, prenditi la medicina XY, e la medicina non fosse disponibile presso la distribuzione perché non è stata prodotta, perché non è stata distribuita nei tempi necessari. Quella del libro scolastico è una filiera che negli ultimi anni ha visto fortemente penalizzate le librerie. Basti pensare che il margine di guadagno su ogni copia per l'esercente è del 16%, mentre lo sconto massimo fissato per legge è al 15%. Una situazione che avvantaggia chi non fa della vendita del libro la sua attività principale, ma la pone a corredo di altri comparti. Basti pensare agli ipermercati o all'online. Per questo i librai chiedono una revisione del settore che, oltre a salvaguardare attività e posti di lavoro, aiuti le famiglie italiane a sostenere le spese per l'istruzione. C'è un diritto allo studio che deve essere sostenuto dall'impegno dello Stato, e lo Stato deve dare la possibilità alle famiglie di detrarre dalle tasse le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, e qui stiamo parlando della scuola secondaria di primo e di secondo grado.